Cari amici, miei cari fratelli, una buona serata a tutti voi per lo studio della scuola del sabato. Siamo qui con il fratello Vito per questa nuova lezione. Buonasera, Vito. Buonasera a voi. Ok, diciamo, il titolo del nostro studio è Il Santuario Celeste, però prima di iniziare la nostra lezione, invito il fratello Vito a una preghiera. Padre Santo che troneggi nell'alto dei cieli, ti ringrazio per questa occasione che ci hai dato ancora una volta di essere qui riuniti. Ti prego di essere presente in mezzo a noi col tuo Santo Spirito. Voglia tu benedire noi, le nostre famiglie, i nostri cari, tutti coloro che sono collegati in questo momento. Voglia tu fare in modo che ogni cosa che leggiamo possiamo comprenderla, metterla in pratica e possa essere un mezzo attraverso il quale possiamo crescere spiritualmente. Ti prego, Signore, di tenerci uniti nel sacro vincolo dell'amore, di avere pietà di noi e fare in modo che il sangue di Cristo Gesù possa non essere stato sparso in vano per noi, ma possa lavarci da ogni impurità. Ogni cosa te la chiedo solo se nella tua volontà, per i sacri meriti di Cristo Gesù, che con te lo Spirito Santo regnate nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Bene, miei cari nel Signore, è una gioia essere qui con Vito per studiare la scuola. Naturalmente stiamo studiando il Santuario Celeste. Abbiamo visto in questo periodo che c'era un primo tabernacolo ai tempi di Mosè, un tempio ai tempi di Salomone, un secondo tempio che è durato fino alla venuta e alcuni anni dopo la venuta di Gesù. Quindi, come ben sappiamo, sotto le due Babilonie, Babilonia dell'est, quindi fu ai tempi di Nabucodonosor, fu distrutto il primo tempio, Babilonia, Roma pagana sotto Tito o Vespasiano, fu diciamo distrutto il secondo tempio. Ora però noi ci accingiamo, Vito, a studiare il santuario celeste, cioè quello che non ha nulla a che fare con l'umanità o con l'uomo, che il cui architetto e costruttore non è un uomo, ma è Dio stesso. Quindi, visione del santuario celeste. Quindi cerchiamo, io ti pongo le domande, Vito, e vari commenti. La prima domanda è, anche se non è fatto dallo stesso materiale di quello terrestre, come possiamo immaginare che sia il grande santuario originale, quello celeste? Bene, già nell'Esodo noi vediamo che a Mosè fu data una visione, ossia la visione di questo santuario celeste, al punto tale che il Signore disse a lui di copiarlo, di emularlo, di fare una riproduzione su questa terra di ciò che stava vedendo e di farlo minuziosamente, quindi stare attento a quello che era presente, agli arredi, alla disposizione, alle dimensioni, ai materiali con i quali era composta ogni cosa, perché ogni cosa aveva un suo ruolo, un suo significato nello stesso. Vediamo qui nei versetti che ci vengono citati una visione di Apocalisse 15, dove c'è appunto Giovanni che vede direttamente questo trono celeste e che vede appunto il santuario di Dio, vede appunto il santuario dell'Eterno, quello come dicevi tu che non è stato fatto da mano d'uomo, e vede appunto questa apertura del tabernacolo e riesce a vedere veramente con i suoi occhi tutto quello che vi è all'interno e che nella stessa maniera ha visto anche lo stesso Mosè. Lo stesso Paolo ha una visione molto simile di questo tabernacolo e lo descrive nella lettera agli ebrei. Questo è il vero tabernacolo dell'Eterno, questo è il vero tabernacolo eterno nel quale davvero si può fare l'espiazione per il peccato, a differenza di quello umano. Questo tabernacolo rappresenta appunto il luogo santo e il luogo santissimo del santuario terreno, perché poi vedremo non finisce qui, ma è composto da altre parti che poi man mano andremo a strutturare e a dettagliare in questo studio. Bene, per scritto possiamo benissimo dire allora che abbiamo, diciamo, il santuario originale, quello del cielo, Mosè ne fa uno simile su questa terra, era diviso in tre parti, possiamo dire c'era un cortile, c'era un luogo santo, un luogo santissimo, con i suoi arredi, come possiamo vedere. Nella seconda domanda, Vito, cosa circondava il santuario terreno? Dove si trova rispetto al santuario, e secondo la visione dell'Apocalisse, come differisce il santuario celeste da quello terreno? Quindi abbiamo qui in questa domanda tre domande sinteticamente. Prego. Vediamo di rispondere a tutte e tre le domande.
Allora, attorno al santuario avevamo appunto il cortile. Come dicevamo, il santuario non era a sé stante, ma aveva uno spazio diverso. Uno spazio, il cortile, veniva chiamato anche il cortile dei gentili, in quanto al cortile poteva accedere chiunque, poteva accedere qualsiasi persona, fosse giudea oppure no. Mentre nel luogo santo e nel luogo santissimo, nel luogo santissimo poteva entrare solamente il sommo sacerdote, ma nel luogo santo potevano entrare solamente i giudei. Il cortile non viene descritto esattamente, se andiamo a vedere la visione di Giovanni nell'Apocalisse, e non viene descritto per un motivo molto semplice, perché il cortile dal suo punto di vista in quel momento non era visibile, e invece era una zona che lui conosceva fin troppo bene, perché il cortile di quel santuario celeste altri non è, e c'è la testimonianza che è la terra stessa, quindi e rimane appunto il cortile dei gentili. È interessante lo strumento che viene utilizzato qua in Apocalisse 11 per prendere le misure di questo tempio, mentre vediamo che nella descrizione dell'Esodo vengono date delle dimensioni precise di questo cortile, ossia quello di 100 cubiti. Qua vediamo Giovanni che ha un mezzo per misurare questo tempio, e il mezzo che gli viene dato altro non è che una verga che gli viene data appunto per misurare questo tempio. Questa verga rappresenta appunto l'unità di misura di Dio, che altri non è che la sua santa legge, i 10 comandamenti, il decalogo appunto. E questa verga viene rappresentata anche da ciò che dovrebbe essere il cristiano stesso, ossia deve arrivare alla perfetta statura di Cristo, così come dirà poi Paolo nella lettera agli Efesini. Questa verga è quella che viene utilizzata per esempio in Daniele 5 per soppesare lo stesso Belshazzar, il quale viene trovato mancante, ed è lo stesso strumento che verrà utilizzato anche per noi. Quindi in questa visione di Giovanni, a differenza di quella terrena, non troviamo il cortile immediatamente, perché abbiamo detto che non è proprio adiacente nella stessa maniera in cui lo è in quello terreno, in quanto rappresenta la terra stessa. Poi spiegheremo più approfonditamente anche questo passaggio. Ok, grazie, molto bene. Quindi possiamo andare avanti. Quindi passiamo alla terza domanda. Come nel terreno, quale oggetto fu visto nel cortile celeste? Quindi nel cortile c'erano degli oggetti, secondo sia nel tempio, sia nel santuario, cioè nel tabernacolo, però anche nel cielo ci sono gli stessi utensili o oggetti. Qual è il primo? Allora, in questa visione, come ci viene presentata, o meglio, in questa descrizione dell'Esodo 20, ci viene presentato questo altare di legno di acacia, che è appunto all'esterno, nel cortile. Questo altare aveva uno scopo preciso, quello di essere un mezzo sul quale fare il sacrificio. Questo altare, come abbiamo visto, come possiamo vedere, è posto all'esterno del tempio, ossia è posto nel cortile. E infatti noi non lo vediamo nella descrizione che troviamo nel cielo. Quando noi andiamo nel quinto sigillo, l'immagine che stiamo vedendo si sposta dal cielo alla terra. Perché affermiamo questo? Sicuramente dovremmo spiegare anche questo. Qui si parla appunto di questo altare che è all'esterno e che è nel cortile, quindi già seguendo la scia di quello che abbiamo detto poc'anzi possiamo definire questa cosa, ossia che la scena si è spostata sulla terra. Ma c'è anche un'altra immagine interessante, ossia questi uomini uccisi che reclamano, naturalmente è metaforica questa scena, che reclamano giustizia da Dio stesso. Bene, i martiri, come ben sappiamo, non sono nel cielo come alcuni pensano, ma ben sappiamo sono sulla terra. Non so, se leggiamo per esempio Ezechiele 37, vediamo che le ossa, i tendini, la carne si congiungono per riformare il corpo che poi prenderà vita attraverso lo Spirito Santo, e che questo succede appunto sulla terra. Quindi vediamo che entrambe le scene sono indicative della terra stessa, in quanto il cortile è all'esterno e l'altare del sacrificio e si trova appunto all'esterno e quindi sulla terra. Ecco perché Gesù non muore nel cortile del tempio terreno, ma muore nel cortile del tempio celeste. Cioè praticamente su questa terra. Ed era bene anche che Gesù morisse fuori da Gerusalemme, al di fuori della città, simboleggiando proprio il cortile e così via. Molto bene, quindi passiamo anche adesso alla quarta domanda.
quale altro oggetto del santuario terreno appare in una visione data all'apostolo Giovanni? Cosa c'è di simile nelle due visioni? Quindi abbiamo due visioni, e quindi cosa c'è di simile? Prego. Passiamo di nuovo a parlare dell'altare, però non è lo stesso altare. Parliamo di un altro altare, un altare che questa volta è posto dinanzi a Dio stesso. Quindi, essendo posto dinanzi a Dio, si sposta nel cielo, immagine, quindi si sposta nel luogo santo. Il luogo santo rappresenta esattamente il cielo. Ecco perché viene chiamato luogo santo, e quindi un luogo aperto solamente ai santi, così come il cielo è un luogo esclusivo dei santi. Su questo altare è importante perché? Perché su questo altare venivano offerti dei profumi, veniva offerto l'incenso, e questo incenso era richiesto assolutamente alla presenza di Dio per poter accedere alla presenza di Dio stesso. Prendiamo ad esempio la scena dello Yom Kippur, dell'espiazione del sommo sacerdote. Lo stesso sommo sacerdote, che solamente una volta all'anno poteva entrare nel luogo santissimo, anche in quel caso doveva portare con sé questo fumo, doveva far fumare questo incenso, perché altrimenti, se non l'avesse fatto, sarebbe stato ucciso. Quindi è una condizione ineluttabile per potersi presentare dinanzi a Dio. La scena questa volta, come abbiamo visto, è dinanzi al trono celeste. Nel luogo santo l'altare dei profumi è posto proprio in prossimità del luogo santissimo, proprio davanti a quel velo di separazione che c'era e che, come vedremo adesso, non c'è più, e che separa questi due luoghi. Mm-hmm. Ok, quindi praticamente questo profumo o incenso che veniva aveva uno scopo ben preciso, quello, come hai giustamente detto te, che il sacerdote non morisse, ma rappresentava naturalmente quel profumo soave che sarà il cielo, che è il sacrificio di Cristo, e che chiaramente anche le preghiere che vengono in qualche modo elevate al cielo, che vengono poi purificate da Cristo e che attraverso i meriti di Cristo acquisiscono valore, perché altrimenti se le nostre preghiere sarebbero imperfette e non potrebbero salire al cielo. Ecco, cos'altro si vede nell'Apocalisse che era caratteristico del santuario terreno? Cosa fa l'angelo davanti adesso, secondo la quinta domanda? Io leggerei questi versetti per avere un quadro più chiaro di quello di cui stiamo parlando. La scrittura dice: poi venne un altro angelo che aveva un turibolo d'oro e si fermò presso l'altare. E gli furono dati molti profumi affinché li aggiungesse alle preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro che era davanti al trono. E il fumo dei profumi offerti con le preghiere dei santi salì dalla mano dell'angelo davanti a Dio. Bene, questa è la descrizione della scena di cui stavamo parlando poc'anzi. Questa immagine dell'aggiunta dei profumi alle preghiere dei santi all'incenso è un'immagine che troviamo nell'Apocalisse al capitolo 8, ma che troviamo anche in Apocalisse 5:8. Dove viene descritta più o meno una scena molto, molto simile, ossia questi profumi che devono essere aggiunti a queste preghiere. Le preghiere sono un mezzo indispensabile per la salvezza dell'uomo. Sono un mezzo indispensabile perché rende la comunicazione attiva e costante tra Dio e l'uomo, quindi rende questo canale sempre attivo per il passaggio, per l'alimentazione spirituale di quest'uomo stesso. Potremmo dire che la preghiera è il cordone ombelicale che ci unisce a Dio. Ecco, se tagliassimo il cordone ombelicale di un neonato, questi morirebbe in pochissimo tempo. La preghiera ha questo scopo, ma allo stesso tempo non è sufficiente la nostra preghiera. Perché non è sufficiente la nostra preghiera? Perché la nostra preghiera viene fatta da mani ingiuste, da mani sporche di sangue, come dirà la scrittura. Occorre assolutamente che questa venga edulcorata, purificata, affinché possa giungere davvero dinanzi al Santo dei Santi, al Re dei Re, all'Eterno nei Cieli. E l'unico mezzo che poteva essere adatto a svolgere questo scopo era ed è il nostro Signore Cristo Gesù, il quale è diventato un tramite tra Dio e l'uomo, rivestendosi dell'umanità, e permette appunto questo, che queste preghiere possano arrivare dinanzi a Dio, e che quindi dinanzi al trono di grazia si possa ottenere la grazia, perché noi non otteniamo la salvezza per meriti, ma otteniamo la salvezza esclusivamente per grazia. Dinanzi al tribunale celeste siamo tutti condannati, siamo tutti condannati perché siamo tutti trasgressori. La differenza tra i salvati e i non salvati non è la giustizia, o meglio la nostra giustizia, ma la differenza è la grazia.
che si ottiene attraverso la giustizia di Cristo. Cioè, quindi diciamo che uno per fede accetta la giustizia di Cristo, e naturalmente per grazia che siamo salvati, ciò non viene da voi, è un dono di Dio, giustamente come dicevi tu, e la fede non è altro che il braccio che, o la mano che si prende questo dono. E naturalmente Gesù dal santuario celeste al luogo santissimo intercede e prega per noi affinché noi possiamo essere peccatori penitenti per ricevere questo regalo che è la salvezza. Quindi molto bene. Allora, perso sulla terra ma esistente in cielo, quindi passiamo all'ultimo paragrafo della nostra lezione con le ultime due domande. Quindi quali importanti elementi nel luogo santissimo non esistevano più nel tempio terreno ma furono visti in visione nel tempio celeste? Oggi che significato ha questo per il popolo di Dio? Prego Vito. Il significato sicuramente straordinario, poi andremo a dettagliarlo. Andiamo a seguire un pochino la storia. L'arca del patto viene posta direttamente nel luogo santissimo e rappresenta appunto il trono dell'Eterno. Quest'arca del patto a un certo punto della storia scompare dal luogo santissimo. Questo perché prima che Nabucodonosor venisse appunto in Gerusalemme e la distruggesse, Geremia, aiutato dagli scribi e dai leviti, nascose quest'arca sotto la stessa Gerusalemme. Non sappiamo esattamente dove viene collocata, ma sicuramente è al di sotto della santa città. Quest'arca non è più visibile quindi all'interno del nuovo tempio che viene costruito, quindi del secondo tempio. Di Erode e così via. Esatto, nel momento in cui Cristo muore e quindi il velo si squarcia, il velo rappresenta in Ebrei 10:20 proprio la carne di Cristo, quando la carne di Cristo si squarcia questo velo, vediamo che c'è l'apertura di questo luogo santissimo che diventa visibile a tutti. Purtroppo, umanamente, questo luogo santissimo questa volta è vuoto, questa volta non contiene niente. E probabilmente questo accade per un motivo molto preciso, ossia dare la possibilità a tutti di dare uno sguardo al luogo santissimo e dare la possibilità a tutti di accorgersi che questo luogo santissimo non ha gli strumenti reali per la salvezza umana. Quindi occorre assolutamente volgere lo sguardo a un altro punto, nel vero luogo santissimo, del vero santuario. Ed è esattamente lì che Gesù in questo momento si trova per fare la vera espiazione per questo popolo. Lo Yom Kippur che si svolgeva sulla terra, di cui abbiamo parlato prima, era un simbolo, un mezzo, una festa cerimoniale, ma rappresenta in realtà ciò che veramente sta avvenendo nel cielo. È quella il vero rito che il Signore accetterà, fatto da un sacrificio accettevole all'Eterno, ossia Cristo stesso. È fatto da delle mani sante, ossia Cristo stesso. Cioè Cristo diventa sacrificio e sacerdote nello stesso contempo. E tutto questo è racchiuso appunto nell'arca del patto, la legge di Dio è appunto racchiusa in quest'arca del patto, e la scrittura dice che alla fine dei tempi noi avremo la possibilità finalmente di rivedere questi dieci comandamenti, queste due tavole straordinarie, le cui leggi sono la base, le colonne che reggono non solamente l'umanità, ma reggono tutto il creato. Molto bene, quindi di conseguenza, secondo la settima domanda, che cosa conteneva di così prezioso l'arca dell'alleanza nel santuario terreno? Cosa c'è all'interno di essa? Allora, nel santuario terreno vediamo che nell'arca del patto vengono poste appunto queste due tavole. Quando Mosè prende queste due tavole, all'inizio le romperà queste due tavole, preso da un colpo d'ira a causa della trasgressione degli israeliti, ne avrà altre due. Che verranno sempre scritte col dito di Dio e verranno poste immediatamente in quest'arca, in questo scrigno, potremmo dire, particolare, fatto due cubiti per un cubito e mezzo, per due cubiti e mezzo. In quest'arca vengono poste non solo le dieci leggi, ma vengono poste anche la verga fiorita di Aronne e viene posta anche la manna. Ognuno è simbolo di qualcosa di importante e significativo per noi. Quando si aprirà l'arca del patto che nei cieli, si vedranno appunto queste dieci leggi risplendere su tutta quanta la creazione. Queste dieci leggi sono così importanti al punto tale che Cristo è stato disposto a morire per il rispetto delle stesse.
non è una cosa secondaria, una cosa di minore importanza. Se queste 10 leggi fossero di minore importanza, perché sacrificare il figlio di Dio? Dio è morto, Cristo è morto per innalzare quella legge, perché su quella legge, su quel carattere divino, si poggia tutto quanto il creato. La distruzione di una parte soltanto di quella legge comprometterebbe la stessa vita, la stessa creazione. Cristo ha innalzato la legge affinché noi fossimo santificati per innalzare la legge, perché continuando quel versetto che stavi citando tu a memoria in Efesini 2, 8 e 9, la scrittura dice che Cristo, il Signore, ha preparato delle opere affinché noi le compissimo. Noi non siamo stati salvati attraverso la legge, noi siamo stati salvati per rispettare la legge. È ben diverso, cioè è un passo secondario. E grazie alla salvezza che Cristo ci dà, noi possiamo essere resi idonei per rispettare quella legge e quindi continuare a conservare il dono della vita che Cristo ci ha dato. Quindi stiamo giustamente dicendo che questi 10 comandamenti, queste 10 parole, sono così importanti che Gesù stesso nei Salmi, nel profeta Isaia, continuamente dice, citando un poetista a memoria, Dio mio, io prendo piacere a fare la tua volontà perché la legge è scritta nel mio cuore e io non sono venuto per abolire la legge ma per dare compimento, oppure per renderla gloriosa. È piaciuto all'Eterno di rendere la sua legge santa e magnifica. Quindi diciamo che se la legge si poteva cambiare, se uno dei 10 comandamenti si poteva cambiare, non era necessario il sacrificio di Cristo. Bastava semplicemente dire, beh, questo comandamento è stato trasgredito, lo togliamo di mezzo e pertanto andiamo avanti con 9 o ne facciamo un altro diverso e così via. Ma siccome i comandamenti, come giustamente tu dicevi, rappresentano il carattere santo di Dio, che è immutabile e che è santo, e che possiamo dire che si possiamo racchiudere questa legge in una sola parola, Vito, quale sarebbe la parola con cui possiamo racchiudere la legge? La Bibbia lo grida, amore. Ecco, quindi diciamo che l'amore, ma è un amore filia, è un amore eros o un amore un po' diverso da come lo concepisce l'umanità? L'amore di cui si parla nella scrittura, l'amore divino, è un amore diverso, un amore disposto al sacrificio. Ecco, Cristo è la rappresentazione umana di questo amore. Dico umana perché si è reso umano, ma è la rappresentazione umana e divina al contempo del vero amore di Dio, disposto al sacrificio estremo, a qualsiasi sacrificio. Pensiamo, non so, penso che tutti quanti noi, da ragazzi o da giovani, quando eravamo fidanzati, abbiamo fatto delle pazzie d'amore. Ecco, la più grande, se uno dovesse raccontare la più grande pazzia d'amore che sia stata fatta, dovrebbe per forza citare la pazzia di Gesù. La croce. È giusto, ma bene, ti ringrazio Vito, molto bene, quindi ti ringrazio di queste riflessioni e appunto invito tutti i nostri fratelli a continuare a investigare, a riflettere, e che anche il prossimo sabato, quando si studierà questa lezione nelle nostre comunità a livello nazionale e mondiale, che ognuno di voi possa dare dei pensieri di elevazione, di gratitudine e anche di sprone per tutti i nostri fratelli. Che Dio ci aiuti. Possiamo pregare. Signore Dio, buon Padre che regni nel cielo, veniamo a te nel nome santo di Gesù, grati e riconoscenti per ogni tua santa benedizione. Ti siamo grati del dono della vita, ti ringraziamo anche che tu attraverso il santuario ci hai rivelato il tuo amore, la tua santità, il tuo altruismo per noi peccatori. E ti ringraziamo che hai aperto una via per il cielo, per la umanità perduta. Rimani con tutti noi che studiamo la tua parola e con tutte le nuove persone che frequentano le nostre comunità per avvicinarsi sempre di più a te, facendo anche un patto con te. Benedici anche Vito e la sua famiglia, benedici anche Manueli dietro la regia, e che le nostre scuole possano essere di aiuto e di benedizione, non solo per le nostre comunità, ma per tutti coloro che vengono a visitare le nostre chiese. Nel nome di Gesù, donaci il tuo Santo Spirito e il perdono. Amen. Amen. Bene, grazie Vito. Grazie pure a voi. Grazie a tutti, un buono studio della scuola e un felice sabato a tutti voi. Buon sabato a tutti. Ciao ciao.